attraversare la città di Lugano, attraversare il santuario dei cetacei, e succede una disgrazia, succede un qualche cosa di irriparabile. Chi è che quantifica i danni? Allora è chiaro che se prendono un'altra decisione, non vogliamo sapere qual è il motivo di quella decisione, perché è naturale che la nave Concordia, il relitto Concordia venga a Piombino, è anche la legge del mare stesso che lo dice, perché è chiaro, nel mezzo al mare una nave in difficoltà si porta nel porto più vicino, non si porta nel porto più lontano. Allora su questo davvero noi abbiamo fatto questa proposta, abbiamo lanciato questa proposta, e il sindaco Giuliani, che è il primo firmatario, so che si è già messo in moto e ci dirà due parole anche lui. Grazie Mirko, grazie a voi di essere qui in questo giorno che fa vedere quanto la gente di Piombino sa lavorare. Grazie al commissario della Port Authority, al presidente Enrico Rossi e a tutti i sindacati che hanno promosso questa importantissima giornata. Sì, io ho avuto il piacere e l'onore, ma anche l'onere, di farmi latore di questa lettera che è indirizzata a tutti i sindaci della costa toscana. E una delle cose che voglio ribadire è anche il fatto di far capire che questa non è una tematica ambientale locale, né di Piombino né dell'isola del Giglio. Questa è una tematica che riguarda non solo la Toscana ma tutta l'Italia, l'immagine stessa della nostra nazione. Qui ci sono evidenziate tutte le tematiche ambientali e anche tecniche, io voglio ribadire anche tecniche, ambientali che ha detto ora prima Mirko Lami, però ci sono delle tematiche tecniche che vedete. Un grandissimo lavoro di ingegneria, di manualità, che un ritmo forzato per permettere a questo ambiente, a questo porto di poter fare quello per cui è anche stato indirizzato a fare. 20 metri di banchina al giorno, a settembre sarà un porto pronto. Non vediamo perché ci siano delle ragioni per cui nel periodo di maggior frequentazione tra luglio e agosto, maggior frequentazione delle nostre coste, e ricordo non solo le coste toscane del continente, ma ricordo l'arcipelago, l'isola d'Elba, ricordo anche la rotta che farà e che interesserà anche un'altra nazione. Ecco, tutte queste coste sono assolutamente antropizzate. Ebbene, se si sceglie un momento meno adatto è quello del momento che si è indicato per spostare questa nave. Bene, noi indichiamo poi il porto di Piombino perché sarà un porto attrezzato anche da un punto di vista tecnico. Quello che stiamo vedendo ora, e ora vedete alle nostre spalle, c'è il mare. Tra poche settimane, non dico mesi, poche settimane ci sarà la terra. Lì sopra potrà essere trattato tutto il materiale di rottamazione, quindi lo smembramento della nave, trattato il materiale di rottamazione nel più, diciamo, grande rispetto dell'ambiente, della tutela di chi ci lavora e dei cittadini, in una zona industriale lontano anche dalla città. Ma l'altra cosa che voglio dire, qui vado veramente, è che questa cosa è inserita nell'accordo di programma dove uno dei vettori più importanti è il vettore di rottamazione, refitting, e ora viene definito anche un'ultima definizione, anche manutenzione navale, se non vado errato, Presidente. Allora qui siamo destinati a fare anche questo e lo vogliamo fare. Allora da cosa partire se non dal più grande fenomeno di rottamazione che abbiamo, dove poter sperimentare le più moderne tecnologie industriali per trattare questa cosa nel pieno rispetto della sicurezza. Ecco, questo noi stiamo dicendo e pensiamo di doverlo dire a tutti, di dover dire che non è una cosa locale, riguarda tutta la Toscana, riguarda tutti, e pensiamo di dire al governo, scusate, una cosa importante. Qui c'è gente che sa lavorare, gente che aspetta di lavorare, e pensiamo che i lavoratori debbano anche essere accompagnati un pochino in quello che stanno facendo. Un territorio deve essere accompagnato in questo periodo di crisi che si è aperto in questi giorni, che si protrarrà non sappiamo per quanti mesi o anni. E allora questo, c'è bisogno di tutto questo.
E con questo io chiudo, ho raccolto con la giusta responsabilità questa bella lettera che, e mi sono permesso anche di, ma non voglio far torto ma a qualcuno perché non sono riuscito a raggiungere, perché l'ho saputo oggi pomeriggio, ma voglio segnalare già l'accordo, tutti i sindaci non fanno altro che dire siamo d'accordo su questa lettera, siamo assolutamente d'accordo. Ce n'è qualcuno qui vicino che ha partecipato anche a questa manifestazione, ma voglio partire dal primo che ho sentito, il sindaco di Supereto. Parodi, Giuliano, Soffitti Rossana che è qui presente fra noi, Marcello Stella per il comune di Scarlino, Mario Ferrari per il comune di Portoferraio, Massimo Bandini per il comune di San Vincenzo, Sandra Scarpellini per il comune di Castagneto Carducci e altri ne stiamo contattando. Sono tutti assolutamente a favore di questo tipo di azione e lieti di firmare appena possibile, il prima possibile, questa lettera. Grazie a voi.